Il governo Conte, un governo illegittimo, ha deciso con la popolazione chiusa in casa, con molti cittadini senza soldi e senza lavoro, di tradire gli italiani dicendo sì al MES e non ottenendo gli eurobond che aveva promesso di portare a casa. Il tutto senza l'ok del Parlamento. Conte e Gualtieri hanno tradito il popolo italiano e rischiano di consegnarci alla Troica. Ora, ovviamente, i giornaloni di sinistra cercheranno di mitigare le colpe del governo parlando di MES light, di MES ridotto e con poche condizionalità. Non esiste alcun MES light, esiste solo l'ammazza stati. Ma gli italiani non sono mica stupidi. Siamo tutti stanchi di questi bugiardi e vigliacchi che stanno consegnando l'Italia all'Europa dei burocrati. Ci vogliono togliere la nostra sovranità. L'Italia non meritava questo in una crisi senza precedenti. Vergognoso che l'Europa ci abbia fregato in questo modo, con la complicità di governanti senza spina dorsale. Ma Conte non era quello che aveva detto no MES? Hanno chinato il capo alla Merkel con Germania e Olanda che già esultano. Hanno proprio calato le braghe, eh? È una vera e propria truffa, senza contare che gli altri paesi hanno già messo nell'economia soldi a fondo perduto ad aziende e commercianti, mentre da noi nessuno ha ancora visto un euro. Per un piatto di lenticchie ci hanno tradito nel momento peggiore, con un paese segregato. L'Europa è questa qui, presuntuosa e arrogante. Ci trattano da pezzenti e ci considerano tali. Per loro non possiamo decidere da soli, dobbiamo essere costantemente sotto controllo. Ma quale Unione Europea? Ognuno pensa solo a se stesso. E se c'è da bastonare l'Italia, lo fanno quasi con piacere. Vogliono banchettare su di noi così come hanno fatto con la Grecia. Un'Europa così cinica e indecente. Così come abbiamo bisogno di un governo autorevole, non di un governicchio senza sostegno degli italiani. Basta con le frottole e le prese in giro. Questa è una drammatica caporetto che ipoteca il futuro del nostro paese. Con questa tagliola sulla testa, a pagare il conto saranno solo gli italiani. Vergognatevi!